Domenico Smimmo, allenatore dei portieri, allora Lu, hai visto la partita dalla tribuna come noi, ma comunque hai apprezzato, hai visto la gara, come ti è sembrata nel complesso? Sicuramente una buona gara da parte nostra, anche perché bisogna considerare che non stiamo al massimo della condizione, perché sicuramente l'Isola Liri, fra due giorni c'è la Coppa Italia, hanno fatto già la velocità, a noi sicuramente questo manca ancora, però sicuramente gli uomini ci sono, la volontà c'è, quindi penso che si possa fare molto bene. Da quanto si ripartì nel tiro? Adesso ti sei reso conto che questa squadra potrà fare bene uguale alla formazione del Gaeta oppure al di sotto? Beh, questo è difficile dirlo, sicuramente gli uomini sono quelli là che stanno a Gaeta, perché un attaccante come Guardabascio sicuramente si può paragonare a Santucci, Stravato, Giorgio Minieri, quindi non c'è niente da invidiare a quelli del Gaeta, lo stesso Fabio Festa, che secondo me è anche più forte del fratello, non me ne voglia il fratello, quindi sicuramente le basi ci sono, poi le componenti sono tante, sicuramente il gruppo c'è, poi durante l'anno, quest'anno almeno sulla carta tutti vogliono vincere, speriamo di salvarci. Primo tempo giocato quasi al di sopra dell'Isola Liri, poi venuto fuori la esperienza di questa squadra, ci siamo mangiati un po' di gol rispetto all'Isola Liri, che ne ha fatto uno di azione e ha fatto gol. Più l'esperienza è venuta fuori condizione fisica, che il primo tempo sicuramente stavamo ancora più in palla, perché almeno gran parte ci hanno i 60-70 minuti, anche se manca la velocità, poi è normale, loro avendo una preparazione già quasi ultimata, sicuramente c'erano i 90 minuti nelle gambe. Secondo tempo si è sofferto, secondo me, anche per questo, perché un po' di giocatori erano un po' sulle gambe, perché giustamente la preparazione abbiamo iniziato da appena 13 giorni, diciamo lì sarà già un mese che si allenano. Belle finezze comunque le fa Minieri, quindi ha deliziato il pubblico. Sì, Giorgio, ma anche lo stesso Pino Guardabascio, che sembra che non stia nel contesto, invece fa giocare molto gli altri, sicuramente appena troverà la condizione lui ci sarà da ridere, perché è uno che fa, secondo me, parecchi gol. Prossimo test abbordabile? Prossimo test, secondo me, è un test già importante, oltre a quello abbordabile fermo 24, ci sarà il test del 26, il torneo che faremo per gli Ostocchi, dove ci sta Forma e Terracina, che sulla carta pure loro hanno due grossi organici, noi ci facciamo la nostra partita, poi verifichiamo un attimo durante l'anno cosa può succedere. Grazie, alla prossima. Prego.